Buongiorno Smart Italia, anche oggi vi raccontiamo il Formez che non si ferma, il paese che non si ferma nonostante le difficoltà. Oggi siamo in compagnia della nostra collega Clelia Fusco, che è responsabile di un progetto che si occupa di aree interne e di una strategia nazionale delle aree interne che cerca di supportarle. Vediamo come riesce ad andare avanti, visto che si tratta di un progetto che si occupa di zone del nostro paese, di piccoli, piccolissimi comuni che sono di per sé difficili da raggiungere. Ecco, come stai facendo con il tuo staff, Clelia, per portare avanti il progetto? Quali soluzioni avete trovato in alternativa? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Claudia, noi ci stiamo muovendo naturalmente, ci siamo subito, diciamo, organizzati per cercare di tramutare in incontri a distanza, tramite appunto le tecnologie che abbiamo a disposizione, tutti quegli incontri che invece facciamo normalmente sul territorio, perché noi siamo presenti in tutte queste 72 aree, quindi circa 1000 comuni, coinvolgere appunto il progetto e la strategia nazionale aree interne, per accompagnare questi comuni appunto a mettere insieme, a gestire in forma associata funzioni e servizi. Per cui subito ci siamo attivati con il Dipartimento Politiche della Coesione, che è il dipartimento appunto che segue l'attuazione della strategia, e cerchiamo appunto di fare gli incontri a distanza utilizzando appunto le piattaforme disponibili. Stiamo facendo in Molise, anche in Sicilia, in Basilicata, in Abruzzo, insomma abbiamo cercato di essere ancora presenti sul territorio e poi naturalmente continuiamo a Quali sono? Sì, supportarli. volevo sapere, ci sono delle richieste specifiche che vi stanno facendo in questo momento di emergenza? Allora, noi diciamo li stiamo seguendo in quello che è il percorso che è il solito del progetto, cioè quello di mettere insieme le funzioni e servizi in forma associata, perché è una condizione di ammissibilità alla strategia nazionale delle aree interne, cioè senza appunto questa condizione loro non possono accedere ai fondi nazionali e regionali che la strategia mette loro a disposizione. Però noi ci stiamo attivando in questo periodo e il prossimo 16 aprile appunto stiamo organizzando un webinar specifico, perché proprio per dare appunto un ulteriore spunto di riflessione rispetto a come i comuni in forma associata possono riuscire a fronteggiare l'emergenza in generale, in questo caso specifico quella che è legata appunto a questa sanitaria che stiamo vivendo, facendo un seminario, un webinar di approfondimento sulla gestione dell'emergenza appunto quando si lavora in maniera associata tra i comuni. Quindi diciamo tra qualche giorno promuoveremo appunto questo webinar che stiamo organizzando, appunto definendo proprio in queste ore. Quindi lo ripetiamo, il 16 aprile ci sarà questo webinar dedicato all'emergenza sanitaria da gestire in forma associata. Un'ultima domanda, ma queste aree interne che solitamente raggiungete anche con la presenza, con eventi sul territorio, come hanno risposto a questa sfida digitale che l'emergenza in qualche modo ci ha imposto? Allora, noi in realtà avevamo già, diciamo, nelle nostre normali attività, già suggerivamo loro di fare una riflessione e di avviare dei progetti di, appunto, di associazionismo legati proprio all'utilizzo dei sistemi informatici, di informativi, perché rappresentano anche una base proprio necessaria per diminuire le distanze e le difficoltà che questi piccoli comuni hanno nel loro vivere quotidiano e nel loro fornire servizi ai cittadini. Quindi, diciamo, era un discorso che noi avevamo già avviato con loro in senso lato, che adesso diventa sicuramente più importante e significativo e fondamentale per la loro azione, e quindi noi continueremo ad approfondire ulteriormente il tema. Benissimo, quindi a favorire anche, perché spesso è un problema di connessione, no? Non Certo, i solo problemi di di connessione sforzi. non li possiamo risolvere noi, però gli possiamo appunto dare, diciamo, dei suggerimenti o comunque far capire loro quali possono essere i vantaggi anche nel cercare, diciamo, di organizzarsi in un certo modo, perché la difficoltà dei piccoli comuni è che hanno paura di perdere in qualche modo la potestà o comunque, diciamo, dei propri territori, hanno paura che mettersi insieme significa, diciamo, perdersi, invece no, devono appunto comprendere che mettersi insieme significa invece un valore aggiunto e una valorizzazione dei loro territori. Prima di chiudere, Clelia, perché seguire questo webinar del 16? Hai un ospite in particolare che possa dare a queste aree interne che si collegheranno una informazione molto pratica su come gestire l'emergenza in aree lontane e interne del nostro paese?
Sì, noi diciamo il programma lo stiamo definendo appunto come ti dicevo in queste ore, però l'idea è quella appunto diciamo di far partecipare un paio di aree interne che stanno appunto hanno ragionato, hanno già avviato progetti diciamo in questo senso, ragionato su come mettere insieme la funzione della protezione civile e poi appunto abbiamo invitato invece dei rappresentanti di due unioni molto ben strutturate che già da anni hanno questa esperienza proprio per testimoniare cosa si fa e loro cosa stanno facendo in questo periodo di emergenza. Perfetto, quindi diciamo che presenterai anche delle buone prassi di chi ci è già riuscito, quindi inevitabilmente possiamo dire senza ombra di dubbio che ce la faremo. Sicuramente ce la faremo, ce la metteremo tutta e ce la faremo. Grazie Clelia, Grazie a te, grazie, buona Claudia. giornata. Buona giornata.